abbiamo il piacere di avere, ospite in studio Vittorio Rizzi, capo della squadra mobile di Roma. Buonasera, grazie di essere con noi. Noi seguiamo i fatti e riusciamo con difficoltà a metterli insieme, però 6 omicidi per strada a Roma dall'inizio dell'anno, non sono passati neanche 2 mesi, e la serie di omicidi, alcuni hanno, è inutile che li citi, hanno colpito l'opinione pubblica l'anno scorso. Alcune denunce, mi riferisco ad alcune denunce giornalistiche che dicono la omicidi a Roma ha meno uomini di quanti ne sono stati assassinati, non poliziotti, di quante persone, di quanti omicidi ci sono stati l'anno scorso in città, quindi come fa a seguire? La squadra mobile anch'essa è subissata da molti interventi. Allora le chiedo, che sta succedendo a Roma? Guardi, non è semplice dare una risposta e soprattutto dare una risposta che sia indicativa di un'unica causa. Sicuramente noi ci troviamo di fronte, dal punto di vista numerico, a un fenomeno che, se dovessimo limitarci all'analisi dei numeri, non è di per sé nemmeno preoccupante. Diventa molto preoccupante quando questi numeri si trasformano in singoli episodi che invece sono molto allarmanti per le modalità in cui si sono... Ecco, le modalità, anche l'opinione pubblica è colpita dalle modalità, perché quando a Prati, questo è successo l'anno scorso, uno viene ammazzato per strada, è successo 2 volte, Prati, quartiere borghese, non succede nulla, dice ma che sta succedendo? Ecco, l'episodio di Prati, i 2 episodi di Prati, di cui peraltro uno risolto, sono quelli che hanno determinato il momento maggiore di allarme sociale. C'è da dire che Prati non c'entra nulla, è del tutto incidentale quello che accade a Prati e poteva accadere in qualunque altro quartiere della città, perché non è quel quartiere il teatro di quegli eventi. La pluralità di cause sta nel fatto che c'è un ricorso alle armi da fuoco che nel passato non era così frequente. Non sono i 33 omicidi, di cui solo 12 con armi da fuoco. A me preoccupano nel 2013 43 ferimenti con assolutamente armi da fuoco, sì, perché quelli sono indicativi di una conflittualità all'interno del tessuto criminale della capitale che ci preoccupano moltissimo. Posso interromperla? Perché una delle cose che si dice è che la vita umana vale di meno. Cioè, quando c'era la grande delinquenza organizzata, per ammazzare qualcuno il killer si faceva pagare molto, oggi qualcuno che spara contro uno si trova per poco. Sono cose, diciamo, orecchiate, vaghe, sbagliate, o c'è un fenomeno di questo genere? Questo non mi sentirei di condividerlo, nel senso che noi abbiamo un dato certo. Abbiamo una serie di, su 33 omicidi, 24 sono stati risolti nel 2011. Su 6 omicidi del 2012, 4 sono stati risolti. Questo parlo in generale dell'azione della Polizia e dei Carabinieri, dove l'azione è assolutamente sinergica e non vi è assolutamente continua. Non litigate, insomma. Esatto, ma non avremo tempo per litigare. Nell'analizzare questi fenomeni abbiamo documentato che, per esempio, non ci sono eventi tra di loro collegati, o almeno fino ad oggi non li abbiamo collegati. Questo è importante, cioè non c'è, come dicono i giudici, un unico disegno criminoso. Non è la 'ndrangheta o la camorra che arriva a Roma, come è successo a Palermo con i corleonesi, quando sistematicamente facevano fuori tutti gli altri mafiosi. Non siamo a questo. Non c'è nessuna evidenza processuale che dica questo sui fatti reato omicidi. Ci sono invece aspetti più inquietanti. Io vorrei fare una precisazione. Sì. Insomma, la grande criminalità normalmente ha bisogno di immergersi, non ha bisogno di clamore. Il clamore determina una reazione forte dello Stato, determina una reazione anche immediata dello Stato. La grande criminalità che si vuole infiltrare nel tessuto economico della capitale ha bisogno di un'apparente tranquillità, quindi assistiamo proprio a una contraddizione, cioè la grande criminalità è danneggiata da questa situazione di conflittualità territoriale, da questa situazione di maggiore frequenza di ricorso all'uso delle armi, e quindi, diciamo, questo fenomeno va letto a una chiave di lettura diversa, una chiave di lettura intanto per gli omicidi risolti di una conflittualità nella stragrande maggioranza dei casi per questioni di stupefacenti, ma non per tonnellate di traffici di stupefacenti, ma per microspazio.
di uno spaccio dove abbiamo spacciatori che vengono uccisi e che spacciano non i chili di cocaina ma il quartino, cioè vuol dire una dose di sostanza stupefacente che si vende a 20 euro. Quindi possiamo ipotizzare che in un settore, in un tessuto sociale molto degradato, e questo è il dato, cioè nel tempo Roma, il tessuto sociale di Roma si è degradato, questo diciamo mi pare che la crisi per esempio abbia creato appetiti più forti e violenti su una torta che si restringe? Diciamo che la crisi sicuramente, ma questo diciamo lo potremo anche vedere in un lasso temporale più ampio, perché le analisi su quello che ci accade sotto gli occhi sono sempre analisi parziali. Certo. E diciamo che la crisi sicuramente ha determinato un grande bisogno di liquidità nella gente, non c'è pazienza di attendere, la persona che ha un debito lo deve saldare subito. A questo si aggiunge... Anche perché se no ti sparano una gamba, l'abbiamo visto a Roma anche, esattamente. No? C'è legati maggior... allo strozzinaggio. C'è una maggiore frammentazione di bande e di gruppi criminali che si regolano in proprio i conflitti. Abbiamo probabilmente qualcosa che sta mutando nelle grandi articolazioni della criminalità, ma questo qualcosa che sta mutando è la cosa che maggiormente mi preoccupa. Cioè non mi preoccupano i singoli eventi che creano grande allarme sociale, perché in sé non rappresentano un qualcosa di altamente pericoloso per la vita della capitale, sono alcune dinamiche criminali, la penetrazione della grande criminalità che invece è motivo di grande preoccupazione, su cui magistratura e polizia stanno facendo, le assicuro, un grande... Riciclando? Nome. Comprando negozi? Comprando negozi. Beh, si vedono anche in città, diciamo le cose come sono, perché li vedi, cioè c'hai alcuni locali pubblici che ristrutturano continuamente, ma come hai appena ristrutturato e ristrutturi ancora? Quasi sicuramente lì c'è un problema di riciclaggio quando queste cose vengono fatte in continuazione. E questo è preoccupante, questo fenomeno. Questo è fortemente preoccupante anche perché altera ulteriori equilibri. Ultima domanda. Ho visto inchieste fatte da persone che stimo dire che le vostre condizioni, le condizioni in cui operate il contrasto di questa delinquenza sono molto, molto difficili. Pochi mezzi, mezzi vecchi, pochi uomini. È così? O c'è esagerazione? Guardi, io sono un funzionario dello Stato e come tale le rispondo che abbiamo mezzi e uomini a sufficienza. Ovviamente se la minaccia della criminalità aumenta, deve aumentare la dotazione di uomini e mezzi per essere soprattutto anche tecnologicamente adeguati alla risposta. Che vuol dire tecnologicamente, mi scusi? E le faccio un esempio, le comunicazioni. Lei immagini che cosa è successo negli ultimi 20 anni, quando 25 anni fa la gente comunicava da un telefono fisso e oggi si comunica da piattaforme web come possono essere Skype o alla comunicazione attraverso Viber, che è una comunicazione che avviene attraverso un provider che è in Israele. Qualcosa cambia nelle comunicazioni, qualcosa cambia nelle tecnologie. Questo qualcosa deve cambiare nelle investigazioni, è quello che è un aggiornamento che noi facciamo quotidiano anche attraverso articolazioni altamente specializzate come la Polizia delle Comunicazioni. Io ringrazio Vittorio Rizzi, capo della squadra mobile di Roma, per i chiarimenti che ci ha dato e gli auguro a lui e ai suoi uomini buon lavoro.